o per un'assistenza tecnica specializzata nel proprio laboratorio o a domicilio. Futurmedia, da 10 anni, è una garanzia di qualità e propone sempre novità ed offerte. E poi ci sono i corsi di informatica, accessibili a tutti, dove verrai preparato nell'uso di programmi e computer. Futurmedia raddoppia con la nuova apertura del nuovo punto vendita Wind a Codroipo, dove puoi trovare tutta l'assistenza per la telefonia fissa e mobile. Futurmedia, a Basigliano, nel centro commerciale Arcobaleno, e a Codroipo, in piazza Garibaldi. Cerca su www.futurmedia.it. Cardioproteggiti, il tuo sport, salva vita per la tua vita. Defibrillatore semiautomatico Dai Rescue Sam, creato per supportare l'operatore durante le manovre di soccorso. Il Rescue Sam è una produzione italiana ed è distribuito esclusivamente per il Triveneto da SC Emergenza e Servizi e gode di un'assistenza tecnica e di una garanzia di 5 anni. Cardioproteggiti, il tuo sport, salva vita per la tua vita. Centro Bruno De Marchi, la cittadella sportiva di Pordenone, aspetta ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni per vivere la fantastica esperienza del PN Junior Camp 2013. Due le sessioni di queste speciali lezioni di calcio, tra giochi e tanto divertimento, dal 10 al 14 giugno e dal 17 al 21 giugno. I giovani calciatori potranno crescere alla scuola di due ex campioni come Fabio Rossitto e Luigi Turci, allenatore e preparatore dei portieri del Pordenone. Saranno loro a guidare la squadra degli istruttori, un team altamente qualificato. Ciao a tutti, sono Luigi Turci. Anche quest'anno al PN Junior Camp ci sarà una sezione dedicata ai portieri, dove potrai migliorare la tua tecnica, divertirti, ma soprattutto incontrare nuovi amici. Ti aspetto! Nulla è lasciato al caso. Dal campo alle attività di svago, in palestra e nel salone, tra proiezioni di film e incontri a tema. E la cucina interna è di serie A. Ciao, sono Fabio Rossitto, vi aspetto tutti al PN Junior Camp, sarà un bellissimo momento di svago, di divertimento e di gioia, da passare tutti assieme. Collegandoti a www.pncamp.it puoi già iscriverti, puoi trovare tutte le informazioni che desideri, anche scrivendo a info@pncamp.it o chiamando lo 0434 57 09 96. Il PN Junior Camp aspetta te. Prendete al volo questa opportunità. Marangon se ne va ancora, Trottrella ormai per in campo ma tiene il pallone, De Petris per Marangon, ecco l'elementarità del calcio del Delta. Marangon punta l'area di rigore, ancora su Sartori, il doppio passo, Marangon all'indietro per Pettarin, può andare al tiro, Pettarin viene ostacolato, deve allargarsi, Pettarin poi va a terra, non c'è fallo, trattiene forse il pallone e il fallo è per il Pordenone. Pettarin tiene il pallone, ora anche un accenno di battibecco proprio tra Pettarin e Nastri. Nastri voleva subito il pallone, c'è anche nervosismo nel Pordenone, è inevitabile che sia così. Ma ora bisogna tenere la testa dritta, concentrarsi, tenere il secondo posto se possibile, presentarsi ai playoff giocando più partite in casa che si può. Manca un quarto d'ora qui a Porto Tolle, anzi meno, più recupero. C'è l'espulsione, finisce anche la partita di Massimiliano Sessolo e peggio di così non poteva andare. Fuori il capitano, espulsione per proteste probabilmente, se ne va Sessolo, espulsione di Sessolo al 31esimo e 34 secondi, Pordenone in 10, piove sul bagnato, e questo è il calcio, se lo giochi bene, ti premia, se hai paura, l'avversario ti azzanna, così ha fatto il Delta Porto Tolle oggi. Si merita questa Lega Pro che sta maturando qui al comunale di Porto Tolle sul Delta del Po. Però è per Carlo Bortolin, ora il Pordenone è in 10 uomini ed è la testa bassa di Matteo Sambo mentre rientra verso il centrocampo, la fotografia del Pordenone di oggi. Slogar, ancora proprio per Sambo, lancio di Sambo, Lucchini va a contendere il pallone ad Allara, ce la fa, recupera proprio lui il pallone, Lucchini prova ad andarsene anche ad Albertini, Lucchini viene messo giù da Albertini, c'è il fallo, calcio di punizione per il Pordenone, 32 e 46, 2-0 Delta, Gherardi, fuori Sessolo, rosso per proteste dopo il primo giallo, anche il secondo, Pordenone in 10.
Lucchini ora a battere questo calcio di punizione, solo Nastri all'indietro, tutto il pordenone nell'area di rigore, non potrebbe che essere così. Parte Lucchini, è tagliato, esce Delbino con i pugni, anche lui non ha sbagliato niente. C'è calcio d'angolo ancora, ma ora è meglio raccogliere le forze, come dicevamo, pensare alla prossima partita da vincere con il Legnago e poi pensare ai playoff. Il calcio d'angolo, Slogar, e se sbaglia anche questo, e se sbaglia anche questo, la Lega Pro è degli altri e non può che essere così. Si dispera, rimane a terra Anton Slogar, era solo davanti alla porta, forse il pallone è un po' arretrato. E adesso canta il comunale di Porto Tolle e fa bene a farlo. Si sta scrivendo la storia del Delta. Va a rilancio Delbino, ha sbagliato un gol clamoroso Slogar. Christian Kautz, proprio per Slogar, attaccato da Marangon, rilancia il pallone. Pettarin direttamente in faro laterale. Sartori, Anton Slogar, lancio lungo a cercare Zubin, forse contrastato con un fallo, così è calcio di punizione, si è appoggiato Garbini, così dice l'arbitro, giù a Di Pisa. E per giudicare il suo operato dovremo rivedere per forza il rigore che ha aperto la partita e forse la chiusa. Al 15° del primo tempo di Anton Slogar su Giacomo Marangon c'è qualche dubbio, una responsabilità forte quella presa dall'arbitro pisano. C'è sicuramente un'occasione che ha cambiato la partita. Ora Lavagnoli, siamo ai 20 metri, qualcosa in più, piazza la barriera del Vino. C'è solo Lavagnoli, non ci sono dubbi, tra Lavagnoli a giro. Parte Lavagnoli, a giro del Vino. La mette giù, la tiene sulla linea Tommaso Delbino. Si è seduto Fabio Rossetto. Ora Sartori, spinto da Gherardi, forse toccato anche alla gamba destra. 40°, 5 più recupero e per il Delta Porto Tolle sarà Lega Pro per la prima volta nella sua storia al secondo anno di Serie D. Impressionante. Ora difende il pallone Pettarin, la rimessa è sua, gli applausi anche. De Petris, partita sontuosa la sua. Sartori, pallone per Lucchini, a spazio, può girarsi su di lui Marangon, Lucchini attaccato, perde palla, Marangon allarga su Albertini che ora può correre, arriva però Anton Slogar che è meglio piazzato di lui e dà il pallone a Carlo Bortolin. Sartori, Sartori, lancio lungo a cercare direttamente Mizubin, Maiese, faro laterale per il Pordenone, 41, Delta 2, Pordenone 0. Sartori al lancio per Lucchini, lotta in mezzo a tre, ovviamente perde perché sono tre e lui è uno. Marangon, gli toccano il pallone però finisce a Gherardi, gioco di gambe di Gherardi, è arrivato Nastri con un fallo però, e quindi gli applausi questa volta sono per Enrico Gherardi e vediamo se ora Fabrizio Zuccarini gli darà la standing ovation di fronte a più di 1000 suoi tifosi. Doveva essere in tribuna, è in campo e decide lui. Ora Pablo Andres Garbini, Christian Kautz a lottare con Albertini, vince Albertini, tiene il pallone in campo, poi Kautz,
Il rilancio di Anton Slogar. Sambo sbaglia. Pettering. Conti allarga per Albertini. Albertini rientra, ancora Conti. Albertini gioca bene, il Delta porta Tolle, non c'è niente da dire. De Petris ancora sulla sinistra, si è staccato Marangon, lo vede De Petris, Marangon in area di rigore, Marangon può mettere il pallone al centro per Gherardi, va giù e poi il gol. Il 3-1, il 3-0, il 3-0 del Delta porta Tolle. Manuel Conti, è finita qui, il Delta porta Tolle è in Lega Pro seconda divisione per la prima volta nella sua storia. Sembrava aver fischiato l'arbitro, l'azione invece è buona. Manuel Conti fa 3-0, è il trionfo del Delta porta Tolle di Zuccherin e la debacle del Pordenone di Rossitto. Tutti in piedi al comunale, è festa grande. È festa grande. Ed ora il nome di Conti che viene urlato dallo stadio. E probabilmente sarà questo il momento della standing ovation di cui parlavamo. A terra il Pordenone, non c'è più niente da fare. 43-27. 3-0 Delta Porto Tolle, si abbracciano in campo gli uomini di Zuccherin. È un trionfo sotto ogni aspetto, 2 anni di Serie D e subito la Lega Pro, tutti in piedi, festeggia già il Delta Porta Tolle. Nel Delta Porta Tolle, anche quando si sbaglia, è 3-0, manca un minuto in questo momento alla fine della partita, mentre ora è espulso anche Nastri ed è espulso Marangon, evidentemente si sono detti qualcosa i due. Fuori Marangon e fuori Nastri, si toglie la maglia Marangon, ha causato lui il primo rigore, il rigore che ha portato in vantaggio il Delta. Ora viene espulso assieme a Nastri, si prende comunque l'applauso, la standing ovation, tutti in piedi per Giacomo Marangon che si prende il rosso, ma anche la Lega Pro, mentre Nastri il rosso e basta. Vanno a spiegarsi ancora i due, se ne vanno verso gli spogliatoi vicini. Pordenone che avrà Nastri e Sessolo fuori gioco contro il Legnago. È totalmente insignificante invece l'assenza di Giacomo Marangon per il Delta contro il Belluno. Sarà una passeggiata di piacere quella nelle Prealpi. Anton Slogar, manca pochissimo al nostro cronometro, la partita è finita, forse qualcosa in più da recuperare, 30 secondi per la doppia espulsione. Il lancio di Sartori per Zubin, anticipato da Pablo Garbini. Finisce qui il Delta Porto Tolle per la prima volta nella sua storia calcistica. È in Lega Pro. Il Pordenone dovrà aspettare di giocare i playoff perché oggi perde e perde male. È 3-0 a Porto Tolle. Doppio Gherardi, Emanuel Conti e Visibilio. È festa grande. Esplode il comunale di Porto Tolle. Il Delta è in seconda divisione. Un tempo si chiamava Serie C2, è la stessa cosa, è il professionismo, è tanta roba. E se l'è meritata la squadra di Fabrizio Zuccherin, la più solida, in difesa non prende praticamente mai gol, mentre ora è sotto la curva, sotto i suoi tifosi. Enrico Gherardi con una bottiglia di sfumante già in mano. Festeggia il Delta Porto Tolle e il Pordenone raccoglie comunque l'applauso dei suoi tifosi che sono arrivati fin qua numerosissimi, ci aveva creduto. La città, la squadra, la curva non è andata. Ora anche Fabio Rossitto a dare la mano, una pacca a Emil Zubin. Vince il Delta Porto Tolle, lo fa con merito per 3-0. Non c'è stato il Pordenone, quando c'è stato ha sbagliato davanti alla porta, come nel caso di Anton Slogar. Ed allora è una di quelle giornate in cui devi ripartire da zero. Ci sono i playoff, ci saranno i playoff, è importante affrontarli da seconda in classifica, perché il Pordenone è una seconda in classifica, la prima in questo momento è giusto che sia il Porto Tolle.
È finita a Porto Tolle ed è finita male per il Pordenone, come peggio non poteva. 3-0. Fumogeni anche adesso al comunale. Festa grande. Porto Tolle tra i professionisti. Pordenone domenica contro il Legnago. Deve vincere e questa non è una novità. E poi giocherà ancora la squadra di Fabio Rossetto, che comunque ci ha provato. È arrivata fin qui giocando un grande girone di ritorno. L'inerzia era sua. Oggi però Delta Porto Tolle ha fatto una partita sontuosa, di grande spessore, appunto, da professionisti. E da Porto Tolle, con le immagini del festeggiamento del Delta, ora vola in aria Fabrizio Zuccherin. Vola in aria al Delta, vola in aria un'intera città che per la prima volta è tra i professionisti. Per noi è tutto da Porto Tolle, vince il Delta 3-0. Un saluto da Marco Agrusti, alla prossima. Fabio Rossetto, è appena finita la partita, è andata male. Cosa non ha girato? L'inizio gara, l'approccio? No, penso che oggi purtroppo il fatto del rigore abbia condizionato la gara, perché loro gli bastava il pareggio. Chiaramente andando subito in svantaggio è stata dura, però devo anche dire che ha vinto la squadra più forte, nettamente, perché è la squadra superiore a tutte le altre. Noi dobbiamo riuscire a fare un punto ancora per arrivare ai secondi, perché abbiamo fatto una grandissima stagione. Chiaramente questo sarebbe stato un miracolo, perché loro sono veramente la squadra più forte. Per arrivare secondi e arrivare quindi in una buona posizione ai play-off, giocare più partite in casa, play-off che quest'anno potrebbero contare. Potrebbero contare, perciò adesso bisogna rimetterci subito in carreggiata, cercare di riprendere. Abbiamo purtroppo due squalificati, ma adesso vedremo due o tre squalificati. Però dobbiamo ripartire subito, perché possono contare quest'anno e dobbiamo avere la forza di ripartire. Ripeto, questo è stato un grandissimo gruppo che ha fatto un risultato secondo me straordinario e dobbiamo rimanere uniti in questo momento, pensando che abbiamo fatto una grande stagione e adesso ne incomincia un'altra. La formazione iniziale, Fabio, la scelta di Sambo è andato forse un po' in sofferenza, Bunafà ha toccato pochi palloni nel primo tempo. Non avevamo molte scelte con i fuori quota, sono questi, certamente qualcuno può essere in difficoltà, però purtroppo non hai i ragazzi giovani, qui ha fatto anche bene onestamente, ma in questo momento non avendo grandi scelte abbiamo fatto questo, però secondo me Sambo ha fatto bene, Bonufa un po' meno, però insomma sono contento. Il calcio di rigore che poi ha cambiato la partita, A se c'era, B quanto l'ha cambiata? Dio, l'ha incanalata subito sul binario loro, perché adesso io non so se c'era o non c'era, però chiaramente mi sembrava al limite, nel senso un po' fuori, però onestamente l'ha cambiata subito, perché il morale loro è cresciuto alla grande e chiaramente in vantaggio di un gol hanno dimostrato di essere una squadra stratosferica. Cosa è mancato oggi più di tutto, Fabio? Ma non lo so, io credo che la determinazione, probabilmente loro erano anche determinati, però io credo che c'è la differenza sotto l'aspetto tecnico sia importante, nel senso che loro sono veramente completi, numeri alla mano, non si può dire niente. Ha vinto secondo me in questo campionato la squadra veramente tanto più forte. Adesso bisogna dimostrare chiaramente di essere la seconda più forte e poi? Noi adesso dobbiamo dimostrare se abbiamo la forza di arrivare secondi, credo che abbiamo fatto un risultato veramente grande. E dopo bisogna metterci subito in carreggiata per tentare di fare i play-off e farli bene, solo questo.